Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, siamo a Taipei Computex 2019 e Asus ha una novità interessante anche per chi cercava un nuovo smartphone, non soltanto quindi laptop e diciamo informatica in generale. Questo sembra uno Zenfone 6, ma è qualcosa di più perché è l'edition 30, ovvero edizione 30 o trentesimo anniversario, come vogliamo chiamarlo, ovvero una variante molto particolare e che appunto va a celebrare il trentesimo anniversario il compleanno diciamo di Asus. Quello che vedete è uno Zenfone 6 con la sua flip camera, con il suo tasto programmabile, con il suo tasto di accensione azzurro, in questo caso non è ancora stato configurato, quindi non c'è niente da vedere. Ovviamente il jack audio, tutte le cose peculiari di questo smartphone come lo spessore ridotto, il peso ridotto e una batteria da ben 5000 mAh, Snapdragon 855. E quindi che cosa cambia? Cambia ovviamente la finitura, la vedete, purtroppo in questo momento non ho con me lo Zenfone 6 quello classico, ma questa finitura che ha dei riflessi circolari con l'effetto spazzolatura che a lungo ha caratterizzato i prodotti Zen generale di Asus. Ecco, qui lo ritroviamo, questo effetto metallico molto bello. Avevo visto un render, ma dal vivo è decisamente più bello di quello che mi aspettavo e probabilmente anche più bello della versione standard dello Zenfone 6, e questo direi che è un pregio visto che ovviamente è un'edizione limitata. Sì, è un'edizione limitata, questo è il logo del trentesimo anniversario di Asus, che è sostanzialmente una A, secondo me potrebbe essere anche una A di anniversario, la girata al contrario è anche un cuore, non è molto importante, ma gli appassionati del brand saranno sicuramente contenti di vedere un elemento distintivo dal punto di vista estetico su questo modello. Cos'altro cambia? Ovviamente cambierà il prezzo, sarà più alto, non lo conosciamo, ma a giustificare questo aumento di prezzo non solo il fatto di essere un prodotto esclusivo, ma all'interno troviamo anche appunto un hardware leggermente, no, neanche leggermente, anzi abbastanza pompato, usiamo i termini tecnici che ci confanno, ovvero 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Caratteristiche tecniche che oggi probabilmente sono quello che chiamiamo sempre in un gergo molto tecnico un overkill, domani potrebbero non esserlo, ovvero potrebbe comunque andare ad aumentare la longevità di un dispositivo che comunque già oggi con le specifiche con cui potete già acquistarlo sul mercato è già un prodotto veramente notevole. Non ho un prezzo di lancio, non ho una data di lancio, ma tranquilli, arriverà anche in Italia. 3000 esemplari verranno venduti di questo smartphone, non di più, appunto edizione limitata, con la vendita anche di una con abbinata anche l'assistenza VIP e quindi supporto prolungato garantito. Per questa anteprima dello Zenfone 6 Edition 30 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.